adesso direttamente da Vero TV questa intervista a Denise Tantucci. È una delle nuove entrate di Braccialetti Rossi 2, bella, giovane e anche lei pronta a affrontare la malattia con un sorriso e determinazione. Nina Tantucci ha scoperto di avere un cancro al seno, è preoccupata, ma non si perde d'animo, è coraggiosa. Certa paura sì, ma non vuole morire e nasconde la sua fragilità dietro un'apparente durezza. Ci racconta Denise Tantucci. All'inizio Nina ha degli scontri con il capo del gruppo Leo, Carmine Bruschini, poi lui le starà accanto durante le cure per combattere il cancro. Grazie all'euro riuscirà a capire la filosofia di Braccialetti Rossi e l'importanza della loro unione, e aiuterà tante persone. Nina e Leo si innamoreranno. Tra i due nascerà qualcosa ma non quello che tutti si aspettano. Ci sarà una grande simpatia, una bella sincera amicizia. Il loro rapporto non prenderà una piega scontata, ma per saperne di più dovessi aspettare le puntate. Denise Tantucci, come sei stata accolta? Benissimo, i ragazzi pur avendo avuto un grandissimo successo nella prima stagione sono rimasti con i piedi per terra. Tra di noi è rimasto forte legame, ci sentiamo, ci inviamo messaggi, quando possiamo ci incontriamo. Qual è la scena più commovente è girato? Quella del taglio di capelli prima di cominciare le chemioterapie. Una scena drammatica, difficile e commovente perché vera. Infatti non si poteva riflettere, per questo il Carmine, ossia Leo, ci siamo preparati molto. Quando ci siamo sentiti pronti abbiamo iniziato a girare e alla fine siamo scoppiati a piangere. Denise Tantucci, affronti questo tipo di problematiche per la prima volta. Come attrice sì, come persone hanno, ho avuto in famiglia casi del genere. Noi attori abbiamo lavorato a stretto contatto con persone che combattono ogni giorno senza perdersi d'animo. Le comparse erano pazienti ricoverati in ospedale. Dal loro coraggio abbiamo appreso tanto. Qual è il segreto di Braccialetti Rossi? La serie piace perché affronta una tematica nuova in Italia e perché la storia è raccontata dal punto di vista del paziente. Insomma, l'attenzione è tutta rivolta ai giovani. Braccialetti Rossi trasmette un messaggio di ottimismo e di gioia di vivere. Intervista a Denise Tantucci tratta davvero e adesso un articolo dedicato alla bella Bianca Guacero, l'interprete di tante fiction a teatro con la sua bimba seguito, parla di moda e famiglia e si diverte a svelare i difetti e i segreti dei suoi colleghi. 3 mesi fa è nata la sua Alice, ma Bianca Guacero è già tornata al lavoro a tempo pieno e si racconta. Bianca Guacero, sei diventata testimonial di una nota casa di moda, che ha come motto italiana come me, ti piace questo nuovo ruolo? Assolutamente sì, mi sono divertita tantissimo a giocare a fare finta di fare la modella, e sono contenta di essere tornata così in fretta in forma dopo la gravidanza. Bianca Guacero, il capo più sensuale del tuo armadio. Non credo che la sessualità si debba a un vestito. Nel caso comunque preferisco puntare sulla raffinatezza, come fa ad esempio Cate Blanchett, che per me rappresenta il massimo in fatto di raffinatezza e di sensualità. Bianca Guacero, il vestito con cui si sente più a tuo agio. Non ho un capo preferito perché ho uno stile un po' schizofrenico. Adoro i pantaloni e gli occhiali da sole. Li colleziono da quando ero bambina. Ormai il mio raccolti circa un centinaio. Bianca Guacero, è il tuo rapporto con i tacchi a spillo? Vi odio, li metto ogni tanto per fare scena ma appena arrivo a casa di brutto. Preferisco le scarpe basse, gli stivali da pompieri o le scarpe da ginnastica, che a volte metto anche con l'abito da sera. Bianca Guacero, sei un'attrice famosa ma sicuramente il ruolo più bello è quello di mamma. Sì, Alice è arrivata nel momento giusto. A un certo punto io e Dario Acocella abbiamo pensato di potercela permettere, nel senso che prima di mettere al mondo un figlio bisogna costruire delle basi solide, e lei è diventata la mia forza in più, il mio punto di riferimento. Mi regala una vitalità incredibile. Che voto si dà il come mamma Bianca Guacero? È ancora troppo presto per fare delle valutazioni. L'unico pensiero guida è quello che non voglio nascondermi mai. Non voglio mentire. C'è una battuta bellissima che ricordo sempre dalla televisione. La stella della porta accanto dice: con i bambini non bisogna fare, bisogna essere. Io la penso proprio così in qualsiasi rapporto, quello che conta è essere veri. Non bisogna mai mentire perché la menzogna rende più stupidi. Bianca Guacero, il tuo voto come donna? Non mi darei dei voti, sono in una fase di ricerca molto molto bella, sento che sto diventando donna a tutto tondo e questo significa acquisire un'identità sempre più forte, sempre più consapevole. E come attrice? Finora come attrice mi do la sufficienza, ma sento di non avere ancora trovato il modo di esprimermi al meglio. Oggi ho una consapevolezza in più sulla vita. Finora ero molto più fragile, più incosciente. Avrei bisogno di un regista serio, forte, che mi faccia crescere. Hai lavorato con Raoul Bova, Sergio Assisi, Caspar Capparoni. Pregi e difetti? Raoul è un uomo di grande sensibilità. È un timido e questo lo rende diverso dai soliti belloni. Difficile trovargli una pecca e allora dico, il doppio punte dei capelli. Non ne trovo un altro. Sergio è un attore istrionico, un giulare, un camaleonte, che riesce a interpretare le parti più diverse. Però è un po' un morale. Devi capire come si è svegliato. Quanto a Caspar Capparoni, gli voglio un gran bene, lo adoro, è un uomo di una generosità immensa e questo a volte può diventare un difetto. Intervista tratta da TAP.